Benvenuti a questo nuovo spazio di approfondimento Focus che oggi dedico ad una persona speciale, casertano, regista Angelo Antonucci, che è qui accanto a me. Benvenuto Angelo. E pensate al Duel Village, l'anteprima nazionale del suo ultimo film, ovvero Impepata di nozze, sottotitolo Sposarsi al Sud è tutta un'altra storia. L'appuntamento è per giovedì 6 settembre alle 21 in via Borsellino, naturalmente, dove è appunto la sede del Duel. Allora, Angelo, una bella soddisfazione, finalmente ci siamo? Sì, ci siamo, il film è pronto per le sale, come hai detto te. È stata un'esperienza veramente molto gratificante perché comunque sono tornato un po' alla commedia classica all'italiana dopo il mio quasi esordio, lo chiamo, di Mediaset con Nino Manfredi e Lea Gullotta, con Dio ci ha creato gratis, anche se prima ho realizzato un altro piccolo film dal titolo Strade. Quindi per me anche mettermi un po' in gioco con la commedia è stata un'esperienza molto positiva. E devo dire che soprattutto questo film, il titolo è molto ironico, è un gioco di parole, insomma, no? Conosciamo l'impepata di cozze, diciamo, un tipico piatto, non solo nostrano. È stato un po' un gioco di parole voluto da me, da Paolo Caiazzo, che è Sì, perché diciamo l'attore. che Sì, questa è una storia scritta a quattro mani, da te assolutamente. appunto e da Paolo Sì, da Paolo Caiazza. Caiazzo, che soprattutto ha Caiazzo. dato quell'impronta molto più comica che lui ce l'ha proprio nel suo DNA, quindi sicuramente è stato molto, diciamo, opportuna la sua mano, insomma, il suo intervento in questa scrittura. E devo dire che Sposarsi al Sud è tutta un'altra storia, che è il sottotitolo che ho tenuto molto a inserire nella comunicazione del film e proprio anche nell'ufficialità del film, perché il film appunto parla di la storia, è incentrata intorno ai matrimoni, insomma, quindi è un pretesto quello del matrimonio per raccontare anche una cultura napoletana del sud Italia che spesso se ne parla, però vista al cinema, diciamo con una storia Diventa proprio sì, diventa divertente. divertente perché poi si creano una serie di intrecci, perché la storia, brevemente la dico, è quella di Michele, interpretato Ma da non Paolo tutto, eh? Caiazzo. No, il finale non si dice mai, ovviamente, quello si lascia alla curiosità dello spettatore che andrà al cinema. Proprio una sintesi, Michele è un professore precario, perde il posto perché ritorna il professore titolare, e la sorella che gestisce un'agenzia di wedding planner, cioè di organizzazione di eventi e matrimoni, gli chiede di collaborare con lui. Però Michele ha avuto un trauma nella sua vita, quello di essere lasciato sull'altare. E quindi questa cosa già gli porta una serie di difficoltà. E quando arriva una ragazza italo-russa che decide di sposarsi nel suo paese, diciamo di origine da parte del padre, a quel punto si creano una serie di equivoci che porteranno poi a diciamo, una situazione, io la chiamo paradossale, comica, divertente, che sicuramente fa trascorrere quest'ora e 35 minuti della durata del film in maniera molto leggera e spensierata, È direi. Sì, divertente sicuramente, sicuramente ma sì. non diciamo altro, No, Angelo. assolutamente no. Vogliamo solo ricordare qualche altro nome, Sì, degli sicuramente sì. attori È del la cast? madre di Paolo Caiazzo, io l'ho fatta interpretare a un'icona del cinema italiano che è Sandra Milo. Che ci sarà Sì, giovedì assolutamente al Sandra Milo Duel? sarà con noi al Duel per salutare il pubblico casertano e non solo, che verrà questa prima, anche perché io voglio dire, il film esce in moltissime sale, fortunatamente, e io però ci ho tenuto a farlo nella mia città, insomma, ancora una volta torno sempre con piacere a fare le cose qui a Caserta, perché da qui sono partito e qui mi piace sempre tornare con grande soddisfazione. E quindi dico questo per dire che Sandra Milo sarà proprio con noi a Caserta in maniera esplicita, magari in altre sale no, quindi è un po' un'esclusiva che ci tengo a dire. Poi Certo. ci saranno anche Adele Pandolfi, Vincenzo Soriano, Lucio Ciotola, Patrizio Patrizio Rispo, Rispo. sì, Paolo Caiazzo ovviamente e tanti Certo. altri. Insomma, gli attori del film sono quasi 80, quindi verranno una buona Una buona parte, parte di loro li si occuperanno troveremo quasi anche tutta la al sala. Duel. Senti, ecco, tu hai sempre fatto film impegnati sul sociale. Come mai questo passaggio ora?
Ma in effetti è una parentesi. Sì, una parentesi molto breve è stata, perché molto breve, però ripeto, gratificante, perché anche se è un film leggero che parla dei matrimoni al sud Italia attraverso una storia che parte anche da uno spunto leggermente di riflessione, cioè quello di essere stato lasciato sull'altare, che purtroppo sono anche eventi che accadono, sono accaduti insomma nella realtà. Però appunto il film ha anche degli spunti di riflessione sulla nostra realtà del sud, di Napoli, e quindi in effetti non è solo un film comico al 100%, cioè si ride, però c'è anche il modo di pensare a delle sfumature che abbiamo lasciato nel film, come ad esempio parlare di una Napoli e dintorni, visto che il film è stato girato a Portici, San Giorgio, Ercolano e anche a Caserta, di parlare di Napoli in maniera diversa, dove per esempio parliamo molto anche della raccolta differenziata, cioè i protagonisti più di una volta ci sono battute del genere, insomma. Si parla anche di una Napoli un po' dove ci sono anche degli aspetti positivi, non soltanto quello che sentiamo purtroppo nella cronaca di tutti i giorni. E il fatto di passare da un genere all'altro, ripeto, è stata una parentesi, perché poi nel frattempo ho girato a Roma, mentre finivo di montare questo film, un altro film dal titolo Con tutto l'amore che ho, con Barbara De Rossi, Christel Carrisi, che è la figlia di Albano, il famoso cantante, poi Biagio Danelli, Patrizio Rispo e sempre Sandra Milo, che è diventata un po' un'attrice che di consuetudine sta nei miei film, che parla di stalking, quindi una tematica molto, molto particolare, quindi diciamo è stato un po' un peccato di gioventù fare questo film in maniera, lo dico, simpatica e divertente, quindi comunque mi piace trattare anche tematiche sociali, insomma, come sempre. Quindi, e quest'altro film quando uscirà? Questo film, dire qualcosa? Penso marzo-aprile 2013, vorremmo presentarlo a un festival perché la tematica lo richiede, e quindi credo che nella primavera del 2013 possiamo sicuramente presentarlo al pubblico. Allora nell'occasione tornerai sicuramente a trovarci. Sì. Intanto ritorniamo al film Impepata di noi. Senti Angelo, naturalmente tu hai scelto anche la città di Caserta per girare alcune scene, vero? Sì, assolutamente, Caserta è presente con alcune location di attività commerciali che si sono prestate per farci girare delle scene all'interno, ed è ovviamente ben riconoscibile anche in alcuni personaggi presenti in queste scene. E poi ovviamente il film è incentrato molto a Portici e San Giorgio, perché a parte abbiamo avuto anche l'onore e il piacere di girare a Villa Bruno, che fu la villa dove girò Ricomincio da tre Massimo Troisi, proprio la scena iniziale quando Lorena lo chiama e lui scende di corsa per andare al cinema, insomma per vedersi tra amici. Quindi abbiamo avuto anche questo piacere di girare in queste altre cittadine. Caserta comunque è presente, ed è appunto presente soprattutto in questa anteprima nazionale a cui tengo molto. Allora Angelo, ricordiamo Impepata di nozze, Sposarsi al Sud è tutta un'altra storia, un film diretto da te, Angelo Antonucci, casertano doc, voglio sottolinearlo, e scritto insieme a Paolo Caiazzo. Dunque l'appuntamento è al Duel, giovedì prossimo, alle ore 21. Voglio solo dire brevemente che è ovviamente un'anteprima di inviti fino ad esaurimento posti, e più anche normali biglietti, quindi spero che si trovino posto, si possa trovare posto in uno o l'altro modo. Sono poi dal 7, c'è la programmazione normale in oltre circa 30 sale, quindi è facilmente rintracciabile dove poterlo andare a vedere. Grazie ad Angelo Antonucci e arrivederci. Avete un'altra sensibilità. Oui! Colti in flagrante. Geloso. Una pazza. Una bella giacca, sai? Riccardo, dimmi una va. Legano il lucchetto del loro amore e poi lanciano le chiavi nel golfo. Ma adesso mi accompagna a casa. Sì, e mi dai le chiavi della macchina. Non le date a te? No. La macchina di papà. Prossimamente al cinema.